Ieri col corteo della Notte dei Re con lo spettacolo al Teatro Comunale denominato Wunder Show è calato il sipario sulle manifestazioni natalizie di fine anno messe in campo dall'amministrazione comunale, alternato il teatro con un mix di arte circense e recitazione, quindi con le performance di contorsionisti, giocolieri e ballerini, uno spettacolo diventato ormai un appuntamento fisso grazie all'abilità e alla bravura di artisti provenienti da tutta Europa. Nel caso della Notte dei Re, evento legato alla natività, si è avuto la presenza di un corteo che da via Cavour ha raggiunto Piazza Ricca, dove ha avuto luogo una rappresentazione sul tema. La manifestazione è durata dall'8 dicembre all'8 gennaio, quindi un mese di attività. Concludiamo con la Notte dei Re Magi per festeggiare la natività. La città è viva, è più viva che mai, grandi manifestazioni, e quindi siamo molto soddisfatti. Abbiamo recuperato anche questa zona della via Cavour fra via Milano e via Firenze, finalmente non più in mano a chi l'ha deturpata, ma in mano ai nostri bambini, alle famiglie, quindi è veramente bello vedere anche con questo freddo la via Cavour piena di gente a seguire questa manifestazione. E abbiamo appena concluso, è stata una manifestazione bellissima e ringrazio gli organizzatori per aver messo in atto una bellissima rappresentazione dell'Adorazione dei Magi, una lunga processione che è partita e che si è snodata in tutto il nostro l'asse del nostro centro storico, con i cavalli e con gli attori che hanno reso viva questa celebrazione, questo momento culminante nel posto centrale della spiritualità della nostra città. E siamo proprio qui davanti alla nostra chiesa madre, con degli attori che rappresentano appunto la natività. È stato veramente bello, un momento bellissimo che conclude questo lungo mese di celebrazioni natalizie, per cui nel complesso ci riteniamo veramente soddisfatti dall'inizio con questo finale scoppiettante. Siamo veramente soddisfatti.